Bene, allora iniziamo la penultima lezione. Oggi vediamo un po' di argomenti e vediamo quanti ne riusciamo a fare in realtà. E iniziamo da un problema su vettori. Allora, io vi do un vettore di numeri interi, per dire. Ok? Tipo 7, 2, 4, 1, 5, 4 più 1. Ok? E il problema è un problema interattivo. In particolare c'è qualcuno, quindi vi devi vedere all'inizio, e c'è qualcuno che vi chiede qual è la somma degli elementi, del range di elementi dal secondo al quinto, qual è la somma degli elementi dal quarto all'ottavo e così via. Ok? E noi vogliamo rispondere a queste domande in modo veloce. Non vogliamo fare veramente la somma tutte le volte. Vogliamo semplicemente rispondere in costante login, insomma. Come facciamo? Il range è noto, cioè Ti il viene dato il suo. range di input, cioè scusate, allora, in input all'inizio c'è il vettore, Sì. ti viene dato, e dopo c'è delle query che ti chiedono, mi dici la somma da qui a qui. Facciamo la prefissione. Facciamo la prefix sum. Quindi abbiamo visto che quello che possiamo fare, questo l'abbiamo già visto, ma questo ve lo chiedevo, possiamo fare la prefix sum, ovvero ci calcoliamo le somme prefisse, le somme di tutti quanti i prefissi del vettore, e a quel punto ci mettiamo tempo lineare, esattamente come il vettore all'inizio, facciamo una volta, e dopodiché se vogliamo quindi calcolare la somma di un range, quello che facciamo è la somma fino a qui meno la somma fino a qui, e abbiamo la somma del range. Quindi questo problema lo sappiamo risolvere. Complichiamolo un po', e se io vi dessi due tipi di query, una che ci chiede il range, cioè la somma di un certo range, e l'altra invece che modifica un elemento. In quel range. No, cioè sono due query, una ti dà inizio, fine e ti chiede la somma, la seconda query ti dice imposta l'elemento iesimo a k. Cioè cambia il valore dell'elemento iesimo a Sarebbe necessario aggiornare gli array dei prefissi, però è più k. È il più lineare. lineare. Esatto, con la prefix sum non si riesce. Non si riesce. Allora, quello che oggi vediamo è una struttura dati che ci permette di fare questa operazione. Poi in realtà vediamo anche come fare l'operazione inversa, perché ora vediamo quella che fa le query sui range e gli update singoli, ma si possono fare anche gli update su range e le query singole. Ok, però cominciamo a vedere quella che risponde a questo problema. Che sono i range tree. Devo rifare il vettore perché mi sono accorto che l'ho fatto troppo in alto e poi non ci arrivo. Devo disegnarlo questo. Ok, mi invento altri numeri. Ok, bene. Quindi, problema chiaro, vogliamo trovare la struttura dati, vogliamo vedere questa struttura dati che ci permette di fare questa cosa. Allora, cos'è un range tree? Un range tree è un albero binario completo dove l'ultimo livello è lungo quanto il vettore, dove il numero di foglie sull'ultimo livello è lungo quanto il vettore. Notare che per motivi vari è importante che sia un albero binario completo, non completo a sinistra, quindi deve essere completo. E quindi il trick che si fa normalmente in questo caso potrebbe essere, ad esempio, se abbiamo un vettore lungo 9, ci mettiamo 7 zeri alla fine, perché gli zeri non cambiano le risposte di questo problema in questa istanza. E così abbiamo una potenza di due alla fine, perché sennò vengono molto if, cioè si può fare anche se non è, però vengono molto if, viene bruttino. Invece di solito quello che si fa è che si allunga il vettore mettendo un elemento neutro fino ad arrivare a una potenza di 2 come dimensione. In questo caso l'ho fatto già da 8. Ok, quindi quello che facciamo è che costruiamo un albero binario completo dove il numero di foglie è uguale alla grandezza del vettore, quindi ci sarà una foglia associata per ogni elemento del vettore. In qualche modo, se vogliamo,
gli elementi del vettore sono foglie, quindi adesso non disegno le foglie perché sarebbe stupido, semplicemente facciamo finta che questi elementi sono foglie. E quindi sarà fatto così. No, ma se un albero di una ricerca non dovrebbero essere ordinati. Non è di ricerca? Ah, ok. Ah, ok, ok, sì, sì. Ah, là ci sono le sombre. È un albero binario completo. Ok. E qual è la proprietà di questo albero binario completo? Questa è nella versione range query point update, si chiama. Quello che facciamo è che vogliamo metterci in ogni nodo la somma dei figli, ok? Invece dove invece le foglie sono il valore singolo. Quindi questo va bene. Quindi cosa sarà? Sarà 11, 3, 3, 6, 11, 7, 14, 31. Ok. Allora, intanto, prima domanda. Questa cosa in che tempo la possiamo costruire? Lineare. Lineare? No, lineare. Non so, lineare. Lineare perché? Stavo pensando già. Perché però insomma. Perché il numero di nodi nell'albero che non sono a livello più basso è uguale al numero di foglie meno 1. Sì. E quindi ci mettiamo tempo di lineare a costruirlo. Tra l'altro questo è un altro di quelli, gli altri, quando ci abbiamo un albero binario completo non vogliamo mai tenerlo nel programma come puntatori, perché vi ricordo, avete già visto, che un albero binario completo a sinistra, ma uno completo è completo anche a sinistra, può essere tenuto in memoria usando il trick dello heap, ovvero avere un unico vettore dove poi ci spostiamo nelle foglie, nelle cose, con le formulette per spostare gli indici che abbiamo visto l'altra volta. Figlio sinistro è 2x più 1, figlio destro è 2x più 2, il padre è x meno 1 diviso 2. Ok. Ovviamente è già abbastanza evidente che queste informazioni qua ci permetteranno di calcolare velocemente intanto l'informazione di quant'è la somma di un range. Cominciamo con fare questo e poi vediamo come si fa il point update. Come facciamo a calcolare la somma di un range? Mettiamo che devo calcolare Q. Questo range, la somma di questo range, come faccio? La strategia è la seguente: l'osservazione è che qualunque range può essere scomposto come la somma di al più due log n nodi. Cioè, in particolare, quindi è abbastanza evidente che ogni nodo ha un certo range implicito associato ad esso. La radice ha come range tutto quanto, questa è la prima metà, questa è la seconda metà, questo è il primo quarto, questo è il secondo quarto, eccetera, eccetera. Ok? E nel nodo abbiamo già il valore della somma. Il mio claim è che qualunque range può essere sempre scomposto come l'unione di al più due log n nodi che coprono esattamente quel range. Per la cronaca, in questo caso quei due nodi, in questo caso ci sono due nodi che lo fanno, che sono questo e questo. Due log n nodi? Sì, due log n. Cioè, in questo caso sono due, però in generale due log n è la pattern. Ok? E quindi è abbastanza evidente anche che se noi riusciamo a individuare quali sono questi nodi, a quel punto, sommando i valori che troviamo in quei nodi, otteniamo la somma del range. Ed essendo che sono più due log n nodi e vediamo che li troviamo sempre in tempo log n, vuol dire che riusciremo a fare la somma di qualunque range in tempo log n. Ok? Quindi, come facciamo? C'è, spoiler, una procedura ricorsiva. Ok? Da dove partiamo? Dalla radice. Quindi, partiamo dalla radice, ci troviamo in qualche nodo e sappiamo quindi il range di copertura di quel nodo. E abbiamo il nostro range. Ci sono quattro casi. Caso 1, il range di copertura del nodo è esattamente uguale al range di query. Ritorno a quello. Ritorno al valore. Quindi, primo caso banale, sì. L'abbiamo fatto. Caso 1. Cambio un attimo range solo per vedere, insomma, il caso 1. Caso 1, mettiamo che il range di query sia questo. Caso 1,
Il range è contenuto interamente nel range di dominio del mio filo sinistro. Il range della query è contenuto interamente nella prima metà del mio range. Caso 2, ok? In questo caso cosa facciamo? Scendiamo sul filo sinistro. Scendiamo sul filo sinistro. Semplicemente demandiamo la risposta al filo sinistro. Caso 3 sul filo destro. Caso 3 speculare sul filo destro, non lo sto neanche a fare. Quello interessante è il caso 4. Sì, assolutamente. Il caso 4 è il caso in cui il range di query non è interamente quello coperto da me, ma passa in mezzo al mio, cioè è a cavallo delle mie due metà. Cosa faccio? Faccio una cosa banale. Lo faccio sempre. Spacco il range in due e poi faccio la query al mio filo sinistro su questo, prendo la risposta e faccio più la query su questo al mio filo destro. Ovviamente adesso non vi sto a dimostrare che vengono al più due loghe n nodi, cioè ci fidiamo. Vi fidate, ma in realtà non è difficile da vedere. Perché tipo ogni volta che spacchi in realtà stai almeno dimezzando il range, e quindi puoi spaccare a destra e a sinistra all'inizio, quindi metti il problema. Ma vabbè, cioè questo è l'argomento. Comunque, fatto sta che quindi possiamo, gestendo questi quattro casi, possiamo sommare qualunque range in tempo n. Easy. Ok, però adesso abbiamo una roba che funziona peggio di quella che avevamo prima, perché adesso cioè, fa log n e in questo momento non abbiamo ancora visto l'update. Il fatto che questo qua può fare l'update anche se in tempo log n. Come facciamo a fare l'update in tempo log n? Semplicemente aggiorno uno degli elementi e dopo aggiorno i suoi padri. Bisogna farlo sempre in maniera ricorsiva. Si fa, di solito si fa dal basso verso l'alto, sì. Però. Ah, ma quindi bisogna salvare. Ah no, è vero che. Ce l'hai come un array? Sì, è vero. Solito si fa dal basso verso l'alto, però è indifferente. Quello che faccio è che faccio la seguente cosa. Mettiamo che voglio cambiare questo 2 e un 5. Mi salvo la differenza. Cosa faccio? Mi calcolo la differenza tra quello che metto e quello che c'era, quindi 5 meno 2 fa 3. E dopodiché, partendo da lui, sommo 3 a tutti quanti i suoi ancestors, a tutti quanti i suoi antenati, tutti quelli che vanno verso l'alto fino alla radice. Quindi 5, 6, 17 e 34. Potevo anche non cancellarlo, ma ancora ci penso. E quindi vabbè, non sappiamo che l'algoritmico perché. Questo lo vede perché non è un completo. Fine, questo è il range string. Questo è il range string nella sua versione più vanilla. E motivi? Cioè semplicemente questo qua lo usiamo, sappiamo, lo prefissiamo, ma che richiede aggiornamento. Il fatto è che, a parte, no, non è detto che dovete per forza, cioè, questo qua funziona non solo con la somma. La differenza che la prefissiamo è che questo non funziona solo con la somma. Tipo, problema che è capitato, non mi ricordo se non con forza, una cosa. Era questo problema. Ma ti chiedeva il massimo comune divisore di un range. Ah, ok, quindi puoi fare lo stesso gioco. Puoi fare fondamentalmente la stessa cosa. Il massimo comune divisore. Semplicemente che invece della somma avrai il massimo comune divisore come operazione di join. Prova a fare la stessa cosa. E il fatto quindi è che basta che l'operazione sia associativa. Qualunque, se non sbaglio. Qualunque operazione associativa, voi ce la potete mettere. Sì, ma è associativa, cioè quello che. No, oddio, forse è associativa e commutativa, perdono. Per associativa e commutativa. Se tu hai un'operazione che è associativa e commutativa, puoi sbattercela qua dentro e puoi fare quindi quell'operazione sul range. Ok. È associativo o è il massimo comune divisore? Sì. Ah, non ci avevo mai pensato. Sì. Ok, domanda. E se volessi fare il contrario? Se quindi il mio problema non mi chiedesse la somma di un range e l'update di un singolo valore, ma mi chiedesse l'update di un range, quindi vuol dire tipo sommo qualcosa tutto quanto il range, e la query su un singolo valore,
come posso usare il range tree in modo diverso, ovviamente devo usarlo, ma come posso usare il range tree per risolvere questo problema? Allora, il problema questo qua che abbiamo risolto adesso, hai dato un vettore e ti vengono fatti due tipi di query. Dimmi la somma di questo range o somma questo elemento, somma a questo elemento k, tipo qua adesso ha sommato 3 questo qua, ok? Invece il problema che sto tenendo è, ti viene dato il vettore all'inizio, ti do due query che sono: aumenta di k tutti i valori di questo range e dimmi il valore di questo singolo elemento. Come abbiamo fatto prima sulla cosa per cercare la somma, ci sono sempre quattro casi per aggiornare pa. Ma cosa ci salviamo? Come facciamo? Cioè, perché non possiamo tenere questa struttura di qua. Perché come fai ad aggiornare un range qua sopra? Come fai a, tipo, se ti dico guarda, somma 1 a tutti questi elementi, come fai? Non si può fare in maniera ricorsiva. Però a questo punto ti costa lineare. Perché l'ultimo livello dovrei aggiornare 1 su tutti quanti questi. Comunque devo andare su quelli a modificarli, no? Ripeto, se ci teniamo questa roba come fatta adesso, non ce la fai, perché bisogna girarlo. Bisogna trovare un modo di girarla, frettata. Intanto faccio il... Vi do un aiuto. Vi dico come fare la query, quindi come faccio a scoprire il valore di un elemento, ok? Nell'altro, se volevamo sapere il valore di un certo elemento, guardavamo l'elemento, giusto? Invece questa volta vi dico che adesso scoprire il valore di un elemento non facciamo più in tempo costante, ma io vi dico che il valore di un certo elemento è dato dalla somma di tutti quanti i nodi nel suo path da lui fino alla radice. Quindi adesso abbiamo girato che la query sul singolo elemento, quindi il valore di un elemento, non è dato da quello che c'è scritto qua veramente, tanto ho sbagliato, da quello che c'è scritto qua, ma è data dalla somma di questi qua, della somma del suo percorso. Ma nel momento in cui è data dalla somma, non trovo che tu decidi sono uguali. Lo trovi? Cioè, l'elemento 0 e l'elemento 1. Non sono uguali a questo punto. No, perché c'è anche questo. Le foglie sono anche le foglie conta. Cioè la somma di questo, questo, pensavo che dopo lo mettessi dentro. No. La radice deve essere il minimo. No. Il minimo tra tutti i numeri. No. Però è il fatto che quindi vi ho detto la query, che è facile. Adesso vi chiedo: se io voglio sommare uno a tutti, lo sommo sul path per arrivare su. No, lo sommo sulla radice. Lo sommo sulla radice. Perché se io metto uno sulla radice, tutti i percorsi vanno nella radice. Se io volessi sommare uno agli ultimi quattro, sommo il figlio della radice. Ma allora possiamo cambiare leggermente l'algoritmo di prima per la query, per riuscire a scomporre il range update sempre come scrittura su al più due lughe di nodi, in modo che tutti i path dei nodi coinvolti passino dai nodi che abbiamo aggiornato. E ci sono, come prima, quattro casi, ma sono gli stessi quattro casi. Perché se il range è esattamente quello, cioè se il range che sto aggiornando coincide esattamente con il range di dominio del nodo, più uno, faccio più k a quel nodo. Sì. Se il range è totalmente a sinistra, ricorro a sinistra. Se il range è totalmente a destra, ricorro a destra. Se il range è a cavallo, spacco
Quindi non modifico il nodo dove sono, spacco e chiamo entrambi. Quindi tipo adesso se voglio sommare, mettiamo che se non metto niente è 0. Se io voglio sommare 1 a questi, cosa faccio? Parto da qui, il range a cavallo, quindi devo spaccare. Spacco. Vado a sinistra, il range è esattamente... No, è vero, non è vero. Il range è esattamente a destra, quindi mi sposto a destra. Il range è esattamente lui, quindi ci scrivo 1. Su, di qua il range a sinistra, il range a sinistra, il range è giusto, 1. E quindi implicitamente adesso, cioè adesso quando faccio una query su uno di questi tre elementi, per chiedere quale valore ha quell'elemento, il valore è 1 adesso, perché tutti i path da quelli là passano da uno di questi nodi che ho aggiornato. Di quello lì non è un... cioè, l'array non è effettivamente l'array degli elementi. L'array non è più effettivamente l'array degli elementi, sì. Che per i valori dei nodi sono tipo i minimi in successione, una roba del genere. No, i valori dei nodi sono un... è il valore di somma su quel range. Cioè, ti dice, guarda che tutti gli elementi... cioè, non ha una spiegazione, come posso dire? Il fatto che quando fai un range update, stai scomponendo il range update in update di singoli nodi, e i valori sono definiti come la somma del path dalla foglia fino alla radice. Però immaginiamo di avere un vettore di due elementi con dentro ad esempio, non so, 2 e 5. Se io metto 2 nel nodo padre, scusa, 0 a sinistra e 3 lì a destra, cioè sopra ho il minimo. Non è il minimo, cioè. Ho capito cosa stai dicendo. Come lo si costruisce questo albero? Cioè metto il vettore tutto, cioè il vettore metto quello che mi passa e poi tutti i nodi padre sono settati a zero, oppure no, ti faccio notare che se tu hai tutti i nodi, sì, forse lo stai dicendo, se tu hai tutti i nodi a zero, sì. Quasi, e qua ci scrivi il vettore iniziale, è valido? No, come bisogna farlo così, sì, oppure bisogna... No, puoi farlo così, perché dovresti farlo in modo diverso? Però poi... Non capisco come... cioè, mi passo un vettore, io da quel vettore costruisco l'albero, sì. Ma l'albero lo faccio con tutti i nodi padre a zero? Sì, okay. Sì, perché se tu fai adesso la query qua, sì. Fa 3. Sì. Non devi portare a fattore comune il minimo. Appunto, io... Cioè puoi, però non vedo perché dovresti. Quindi sì. Si fa tutto zero e poi solo l'ultima parte. Sì. Metti l'elemento neutro tipo lì sopra e le foglie invece il vettore vero. Sì. Ovviamente poi quando comincerai a fare i range update, quello non sarà più il vettore vero. No. Però facendo quel discorso che dicevo, io devo anche modificare il vettore originale, però. Quindi... Se tu vuoi portare a fattore comune la roba, sì, devi modificare anche il vettore originale. Certo. Sì che è più complicato come cosa. Cioè prima che fai... Cioè volendo sì, forse riesci a farlo in lineare, per quello che fai è che tipo per ogni... puoi fare così, per ogni nodo a partire dalla... non dall'ultimo livello, dal penultimo, quello che fai, prendi il minimo dei due, sottrai i due sotto il minimo, ce lo metti là, poi fai e poi rifare la stessa cosa livello per livello andando verso l'altra. E sì, lo puoi fare volendo, sì. Tempo lineare. Così almeno è più veloce poi nella... Cioè non cambia, non devi riscendere fino in fondo. No, non cambia assolutamente niente poi. Anche se lo fai non cambia assolutamente niente. Sì, perché comunque inizio lo fai, cioè dici. Non ho capito. Cioè inizio se io... Ho detto... Good catch, ho detto una enorme stronzata. Ho detto un'enorme stronzata, forse. Cioè? No, ritiro il... No, allora, perché mi fate venire i dubbi, penso che la roba che sto dicendo è sbagliata, poi ci penso in realtà non è sbagliata. No, perché se tu fai, cioè, allora, mettiamo che non li porti a fattore comune, okay. Quando poi fai un range update, lo fai, cioè, okay. Il fatto che qua ci sia un 1, ci sia un 3, ci sia un 0, non cambia assolutamente niente. Ok, sì. E la struttura, quello che mi era venuto il dubbio in realtà non è vero,
persone di YouTube non ho detto cazzate per oggi ancora. In realtà il programma, poi per calcolare il valore di un valore, calcolare il quanto vale una certa cioè, cioè un certo indice, comunque devi fare la somma, e quindi che tu l'abbia tenuto qua, che l'abbia provato a fatto il comune qua, non cambia assolutamente niente. Ok, detto ciò, però questo è fino a dove spiego di qua, però vi dico che esiste, che esistono le seguenti varianti sul tema di range 3, che però non facciamo per tempo, perché sarebbe, cioè dobbiamo dedicare tutta la lezione a questa roba qua, ma vi dico che esiste la seguente cosa. Intanto la prima cosa che noi abbiamo visto, quindi range update e query point query, sì. E point update range query, si può fare range query, range update, entrambi login. Questa cosa si chiama lazy range tree, che però non vi sto a spiegare, però sapete che esiste, se vi interessa cercatela. Cioè si fanno, credo, range, si possono fare entrambe range e login. Cioè noi abbiamo visto le due versioni facili, due versioni facili quando una è range e una è point e le facciamo in login, invece si possono fare entrambi in login, ma diventa abbastanza complicato. Però è una roba che c'è in competitive programming, si usa, cioè capitano problemi in competitive programming dove servono i lazy updates. Prima cosa. Seconda cosa, i range tree si possono fare sparsi. Sparsi cosa vuol dire? Magari il mio vettore sottostante non è lungo 8, non è lungo 16, non è lungo 1 milione, magari è lungo 10 alla 18. Comunque, se ho delle operazioni di range update e range query, ha ancora senso magari il problema, cioè ha senso che possa chiedere delle cose del genere. E quindi quello che si può fare è che tipo, tu inizializzi tutti i nodi che sono a 0 all'inizio, però i nodi li tieni solo implicitamente, cioè il fatto che li crea la necessità. Quando un nodo ha un valore diverso da 0, quando ottiene un valore diverso da 0, allora solo in quel momento lo crei. Perché il fatto è che ogni query, ogni update, non ogni query, ogni update può creare al più, può cambiare il valore di, abbiamo detto, al più due login nodi. Sì. Ma quindi vuol dire che se fai Q-query, anche se il range è infinito, comunque il numero di nodi che hanno un valore non zero sarà al più 2n login, 2 Q login. Sì. Ok? E quindi può aver senso che anche se il range è infinito, hai comunque un range tree finito e piccolo. Terza variante sul tema, i range tree si possono fare bidimensionali. Quindi invece di avere una struttura monodimensionale così, abbiamo una matrice, una griglia, tipo, che ne so, 8x8, dove i nodi a questo punto non sono più i 2 sotto, come qua, sono i 4 sotto. Il fatto che per disegnarlo mi servirebbe una lavagna 3D, cioè perché il... Però, tipo, se questa è la griglia, qua, ok, qua ogni nodo accollava due risultati. Qua si può fare un range tree uguale, dove però ogni nodo invece di accollare 2 accolla 4. Quindi ci sarà il primo, quindi in questo livello ci sarà un nodo che prende questi 4, un nodo che prende questi 4, un nodo che prende questi 4, così. Ah, ok. E poi il livello sopra come sarà fatto? Sempre sì. Quindi non è più un albero binario, però è un albero un quaternario, è un albero tetrale, non so come si chiama. Questo qua in realtà, devo dire, più che range tree, questo in particolare, perché si può fare in vari modi, questo più che range tree si chiama K di 3.
Il K di 3 è una roba generica, la K è per la dimensione, in realtà questo è un K di 3 bidimensionale, ma in realtà potete immaginarvelo anche tridimensionale, quadridimensionale, pentadimensionale, perché ogni volta invece di accollare due cose, ne accollate numero di dimensioni, due alla numero di dimensioni. Qua è 2 alla 1, qua è 2 alla 2, quello dopo sarebbe 2 alla 3, quindi 8 cose ogni volta. Rari, rari, molto rari che capita queste cose qua. Capita nel Rage 3, Lazy Update, sparse ogni tanto, ma monodimensionali. Ok. Domande? Per caso viene utilizzato proprio per aggiornare le tabelle nei meridiani orari, queste cose? No, non credo. No, allora, non i range 3, i K di 3 si usano per retini orari, non lo so, però si usano sicuramente ci sono delle applicazioni del machine learning che usano i K di 3. Sì. Ci sono anche dei predittori basati su K di 3, se non sbaglio. O per applicare una determinata funzione a tutti i valori, non so. Può essere, non lo so, però il K di 3 si usano parecchio in machine learning. Si usano parecchio in machine learning, si usano parecchio in grafica. K di 3 sono uno dei modi, non so se principali, però diciamo sono uno dei modi in cui si fanno le simulazioni fisiche, simulazioni della fisica per i giochi. Insomma, c'è una serie di applicazioni. Si usano anche per fare l'illuminazione globale volumetrica, è probabilmente una delle tecniche, ci sono delle tecniche appunto basate sui voxel, un voxel è un pixel quadridimensionale, e quindi questi voxel poi vengono accollati insieme, vengono aggregati tramite appunto le K di 3 tridimensionali. Ok, quindi parentesi a parte. Passiamo alla seconda cosa che voglio far vedere oggi, e poi anche alla terza, spero giustamente, che parliamo di cicli, però in modo peculiare. Allora, abbiamo una funzione. Abbiamo una funzione da n a n e facciamo la seguente operazione. Io vi do un certo seed, un certo valore iniziale x, ok? O in n ovviamente. E ti dico di fare la seguente operazione. Calcola f di x. E dopo il risultato ripassalo di nuovo come argomento di x. Quindi calcola f di x. E poi fallo di nuovo. Calcola f di x, eccetera, eccetera. Una cosa ricorsiva all'infinito. Cioè ogni volta calcola il valore della funzione e poi passa il risultato come argomento della funzione stessa. E vai avanti così. La domanda è, arriva un punto dove ritorna x? È chiaro cosa sto chiedendo, perché l'ho spiegato malino. Sì, certo, ma è chiaro. Ok. Sì, cioè... Tipo? A una certa, il momento che passo è quello iniziale. Tipo? Per esempio, definiamo una funzione. Funziona così. Quindi, f di x... Madonna, ho fatto una x che è... obbrobriosa. Definisco f di x come x mezzi se x è pari 3x più 1 altrimenti. Ok? Questa è la congettura di Collatz. Questa è la funzione della congettura di Collatz. Ok? E quindi ho definito una certa funzione e quello che faccio è che tipo, che ne so, prendo il valore
12. 12, 12. Prendo 12 e cosa faccio? Ci applico F, è pari, tengo 6, ci applico F, ci applico F. E in realtà la domanda che ho fatto all'inizio è sbagliata, non voglio sapere se ottengo il valore iniziale, pardon, voglio sapere se ottengo un valore che ho già visto. Tengo 3, applico F, ottengo 10, 5, 16, 8, vado giù, 8, 4, 2, 1, 4. Ok, quindi ho risposto alla domanda. Quindi riesco a ottenere un valore che ho già incontrato in passato? In questo caso la risposta è sì. Tra l'altro, come avete giustamente individuato, ho scelto una funzione non a caso, questa è la funzione di Collatz, che è una congettura molto famosa, che chiede se tutti, per tutti i numeri di partenza si ottiene un ciclo. Si ottiene un ciclo. La congettura dice se ottiene questo ciclo. Esatto. Quel ciclo. E si sa per certo che quando si arriva a una potenza di 2 dopo si termina, cioè si arriva a avere quel ciclo lì. Quando si arriva a un 4, un 2, un 1, poi vabbè, per forza deve tornare, deve fare quel ciclo all'infinito. Ok, quindi la domanda potrebbe essere: abbiamo una funzione e determina se questa funzione ha un ciclo. Se vi chiedessi di implementare questa cosa, come fareste? Devo implementare un vettore. Cioè, devo avere un vettore in cui salvarmi tutti i risultati che vedo. Ma non c'è perché vedo lunghissimo le ricerche del risultato. Cioè, il problema è che se fai un vettore, ogni volta fai pushback dell'elemento, intanto, cioè, occupi un botto di memoria, occupi un... e poi ogni volta devi scorrertelo. La ricerca non serve contro. Cioè, vabbè, vedo la linguaggio. Quindi migliora, dai, dimmi. No, allora stavo pensando che in insieme in un set parlato di C++ gli elementi sono unici, quindi se io inserisco un elemento però non cambia la dimensione, vuol dire che già. Parliamo di cose che abbiamo in installazione. Okay. Abbiamo visto una roba per implementare i set. No, ok. Un qualcosa per implementare un insieme. L'hash set. Se noi utilizziamo, quindi il primo miglioramento, se noi utilizziamo un hash set, quindi una tabella con QQ hash o insomma cosa del genere, noi comunque dobbiamo inserire un elemento, quindi ci costerà memoria costante per l'elemento che inseriamo, però a questo punto quantomeno sia l'inserimento che il controllo sono in tempo costante. E questo è quello che fanno la maggior parte delle persone quando si ritrovano davanti a questo problema. Quando trovi davanti a questo problema, ti crei un hash set, una volta del map, del set, roba del genere, insomma, ti scorri la funzione e ci metti dentro ogni volta l'elemento. Io vi dico che esiste un modo, esiste un algoritmo, per fare questa cosa usando memoria costante. Quindi il controllo è sempre costante, però invece di usare memoria lineare, nel numero di step che facciamo, useremo memoria costante. Se sai quanto è grande il ciclo che vuoi ottenere. Non sai quanto è grande il ciclo che vuoi ottenere. Allora, non mi testo. Sì, se no ti tieni solo gli ultimi K, certo. Però non sai quanto è lungo. Sicuramente non è quella. Trovo il. Quando ho il risultato, tipo ho 10, trovo il decimo numero primo e moltiplico per quello che avevo prima. Quando trovo il prossimo risultato, verifico che non fattorizzo il numero che avevo e vedo che il numero prima non sia già stato messo e verifico che sì, che non aver già trovato quel numero. Non sto capendo. Cioè, visto che c'era quelle proprietà dei numeri primi, io posso da un numero verificare tutti i numeri primi da cui è composto. Posso fattorizzarlo? Sì. E quindi verifico che non. Cioè, il problema è che, cioè, se ho capito bene, in qualche modo vuoi codificare in un numero i numeri che hai visto finora, sì, e poi guardare se fa parte di questa cosa. Il problema è che questo numero ti esplode esponenzialmente. Mm-hmm.
Sì, cioè, in realtà si riesce a trovare qualche modo per codificare appunto nei primi, farlo come prodotto di primi, però questo prodotto ti esplode, non ci sta più un intero 64 bit per un certo. Ok, vediamo l'algoritmo di Floyd per la cycle detection. In realtà mi dà molto stupida, ma molto carina questo far vedere. L'algoritmo di Floyd usa il concetto della tartaruga e la lepre. Ok, quindi avremo la tartaruga e la lepre. Come funziona? Partiamo di nuovo dal nostro bel 12. Quindi abbiamo il nostro seed value 12. Devo fare più piccolini perché sennò so che non ci sto. Ok. E facciamo che questa è la tartaruga e questa è la lepre. H sta per hair, che è lepre. E come funziona il algoritmo di Floyd? Nel algoritmo di Floyd c'è la seguente cosa: a ogni step applichi la funzione alla tartaruga, quindi in questo caso fa 6, e alla lepre invece non calcoli f di x, ma calcoli f di f di x. Quindi alla lepre non puoi fare uno step alla volta, ma puoi fare due step alla volta. Quindi 6, 3. L'algoritmo di Floyd, quindi cosa fa? Ogni step fa questa cosa qua, e ti dice: guarda che c'è un ciclo, se non accerta, la lepre è uguale alla tartaruga. E il fatto è che non mi devo salvare tutti i valori precedenti, perché ho solo bisogno del valore attuale della lepre e della tartaruga. Quindi qua questo farà 3, cioè poi 10, 5, 16, 8, 4, 2. Vediamo se la lepre se ne accorge subito o se ci mette un pochino. 10. Giusto. Ah, sì, giusto. Sì. E quindi quando i due valori sono uguali, sappiamo che abbiamo trovato il ciclo. Ma questa cosa è assicurata che funziona? Cioè è sicuro che funziona? Sì, questa roba funziona. Sì. Se usi, perché in realtà si possono fare cose più speculative, puoi fare che la lepre invece di fare 2 fa 3, fa 4, fa 5, perché converge più velocemente, però non è garantito che trova il ciclo. Perché se il ciclo è... ogni due... In realtà, finché speculi su H in realtà forse va bene, è quando speculi su T che non va bene, perché se il ciclo è un multiplo sia di H che di T, non lo trovi, potresti non trovarlo se... Ah ok, quindi se faccio tipo 3-5 passaggi alla volta. Sì, tipo se fai 3 per la tartaruga e 5 per la lepre potresti non trovarlo. E se ogni 15 numeri c'è un numero uguale non potrai non trovarlo. Esatto. Invece se con 1 e 2 funziona per forza, perché poi tra l'altro è 1, quindi. Ok. Però è più lento questo, diciamo. Questo è più lento, però spiegato, nel senso. Okay. E quindi abbiamo trovato il ciclo perché. Dario, è qui. Dimmi. Ma a livello implementativo, quando lo scrivo, c'è ad esempio carico la tartaruga. Lo faccio due volte. Sì, la rete la fa due volte. Però il punto è che dopo il terzo valore della lepre è f di 10, giusto? Il ciclo sarebbe f di 10. No, non ho capito, scusa. Ah, questo qua è un f di 10, sì. Ok, quindi prima devo aver calcolato 10. Certo, ma tu fai. Cioè il fatto che tu lo step intermedio ti dimentichi.
Sì, cioè lo fai, cioè devi fare due, devi applicare due volte la funzione per la lettera. No, applico e basta. Cioè, applico due volte e basta. E poi confronti i due numeri che sono usciti fuori, ti dimentichi lo step intermedio. Ok, quindi abbiamo trovato il ciclo. Adesso la domanda, di solito quello che ci serve è sapere quanto è lungo il pezzo dall'inizio al ciclo e poi quanto è lungo il ciclo. In realtà non serve, di solito quando serve una roba del genere per un problema non ti serve sapere il minimo possibile dello stem iniziale e il minimo possibile del ciclo. Di solito va bene anche se lo stem magari è un pochino più lungo e anche se il ciclo invece magari prendere il ciclo singolo magari più due volte il ciclo, tre volte il ciclo, sì. Di solito non è importante. Io dico per esperienza, problema del SWERC l'ultimo anno che ho partecipato io, un problema si risolveva esattamente con l'algoritmo di Floyd e anche là appunto ti bastava trovare un qualche stem, un qualche cosa iniziale, un qualche ciclo che magari non è neanche quello giusto ma un multiplo, ma andava bene. Come si fa? A questo punto sappiamo che lo stem, quindi quanto passa dall'inizio fino a che troviamo una roba che inizia a ciclare, non è detto che sia l'inizio, ma qualcosa che inizia a ciclare, è il numero di passaggi che ho fatto la tartaruga. Oh, okay. Prima di arrivare al valore che era uguale alla lepre. Quindi la lunghezza dello stem, basta che ci salviamo una variabile che incrementiamo, cioè una volta che facciamo un passaggio, sappiamo quella lunghezza dello stem. Che detto, è la lunghezza tra quando inizia a ciclare. E il numero di step che ha fatto la tartaruga prima di fermarsi. Sì, sì, lo stem cosa sarebbe? Questo è lo stem, cioè è il numero di passaggi che devo fare nella funzione prima che trovo qualcosa che inizia a ciclare. Che ripeto, non è detto che sia il più presto possibile, magari ho già ciclato qualche volta, ma non me ne frega. Cioè so che da quel punto in poi sicuramente inizierà a ciclare. E con questo quindi ho la dimensione dello stem. Invece per trovare la dimensione del ciclo come faccio? Banale. Proseguo e guardo come si trova su Faccio proseguire la tartaruga e guardo quando si ripresenta l'ultimo valore che aveva trovato prima di fermarsi. L'ultimo valore della lepre, anzi, che così l'ultimo della lepre e l'ultimo della tartaruga sono lo stesso. Ah, sì, no, diciamo solo. Cioè, tanto a questo punto basta che mi salga una variabile, cioè comunque è spazio costante, dimmi. Ma non è possibile che ci sia una qualche funzione che ha delle ripetizioni ma dei cicli? Una funzione che fa così, sale... Io quando intendo input della funzione, intendo input di una funzione pura. Cioè funzione pura vuol dire che è una funzione che è deterministica ed è sempre lo stesso risultato rispetto allo stesso input. Sì. Ok? Però... Quindi se tu incontri due volte lo stesso input, per forza di cose tutto quello che succederà dopo deve essere uguale a quello che era successo prima. Sì, esatto. Perché sennò cioè, dovresti avere qualcosa di casuale per modificarti l'andazzo. No, tipo una funzione che fa una curva così. Per un input, cioè se c'hai come input 2, quando ritroverai il 2 sai che si comporterà come... Perché attenzione, questa non stai applicando, cioè questo non è y uguale a f di x, eh? Qua stai iterando f, non è come seno di x per x, per dire. Qua stai iterando una funzione, cioè stai passando l'output di quella funzione alla funzione stessa. Sì. Ok? Non stai cercando il ciclo in una funzione, stai cercando il ciclo in una funzione iterata. Cioè, quello che stavi dicendo te era, mettiamo che ho la funzione f di x è seno di x, per dire. Seno di x, sappiamo che si ripete ogni 2 pi greco. Ok? Se lo dico sappiamo che si ripete ogni tau. E per trovarlo chi se ne frega, cioè in qualche modo qua non stiamo facendo quello, qua quello concettualmente quello che stiamo facendo è tipo tu metti che ne so come input iniziale 7, okay. Calcoli il seno di 7 e dopo lo step dopo è che calcoli il seno di 7 e poi il seno di 7. E quello che ti stai chiedendo è, esiste un ciclo in questa serie di valori, che non è la serie di valori della funzione, è la serie di valori dell'applicazione alla funzione al risultato precedente.
E quindi, se la funzione è pura, per forza di cose, se dà lo stesso input, dovrà dare lo stesso output, e quindi poi si ripeterà quello che succede. Ok? Quindi con questo trovate lo stemma e il ciclo, che è quello che di solito serve. Osservazione. Io qua ho fatto F da NN. F da NN non deve per forza avere un ciclo. Se F di X è uguale a X più 1, esatto, questa è ciclica. Il fatto è che però noi in informatica non è che abbiamo veramente N. Di solito le funzioni sono fatte così. Per dire, adesso ne faccio una a caso, insomma. Le nostre funzioni di solito sono fatte così. Se una funzione ha dominio e codominio finiti, cioè in realtà il dominio deve essere uguale al codominio per forza di cose, per come si applica questa roba, perché sennò non puoi andare avanti. Sì, certo. Deve per forza avere un ciclo. Per forza avere un ciclo. Vabbè, è vero, anche x più 1 dopo è un overflow. Perché il numero di valori distinti che può avere in input la funzione è finito. È un qualche numero finito. Quindi per forza, prima o poi si dovrà ripetere. Non è detto che passi tutti quanti i 22 valori, eh? Potrebbe passarseli tutti, tipo x più 1, modulo 2 a 32. X per 2. Ma se tipo, che ne so, un'operazione molto più banale, invece potrebbe avere dei cicli più corti. Dimmi. Perché dovrebbe essere per forza finita? Cioè, se io, se la funzione fosse semplicemente f di x uguale x. Per quella tutti i cicli sono da 1. Esatto. Ah, ok. Sono tutti cicli nulli. E anche con x più 1, cioè. No, la stessa cosa. No, x più 1 deve essere. No, x più 1. X più 1 ad una certa. Cioè, se, perché non puoi implementare veramente x più 1 in un dominio finito, devi fare x più 1 modulo 2 a 32. Cioè, il processore quando fa x più 1 non fa veramente x più 1, fa x più 1 modulo 2 a 32. Sì. E quindi c'è il ciclo. E quello è un ciclo che passa da tutto. C'è un ciclo. Nel momento in cui mi apro 2 a 32 meno 1 e mi trovo a 0, perché sarebbe un ciclo? Perché c'è un ciclo all'inizio? Sì. Okay. Cioè da qualunque numero parte di una certa fai overflow e poi riparti da zero e torna quel numero. Non ritorna. Mm-hmm. Sì, sì, sì. Però la cosa importante è che non importa, perché la funzione che c'era nel nostro problema delle swerve era abbastanza complicata, però il fatto fondamentale è che non importa quanto sia complicata la funzione, come sia definita, finché ha un dominio finito ed è una funzione pura e per forza deve ciclare. Non ci sono scappatoie. Ma tipo in questo caso che ti dicono devi prendere, piglia questa funzione, implementala e dopo dimmi quando cicla con questo. No, il problema poi è proprio lì, quel problema delle swerve che leva. Vi avrei dato una funzione che sembrava tipo un generatore di numeri pseudo casuali e praticamente vi chiedeva di dirvi in un certo range, cioè dal milionesimo numero che generi al 10 milionesimo, quanti di questi sono pari? Questo è il problema. Cioè il problema ti dà una funzione di generazione di numeri pseudo casuali, ti dà l'input del problema, era il seed della funzione, e poi ti dava un range e ti chiedeva da qui a qui quanti di quei numeri pseudo casuali generati sono random, sono pari? E la soluzione del problema, quella che ho fatto io in gara per me, no? Era era appunto algoritmo di Floyd. Quella funzione deve per forza di cose ciclare, quindi ad una certa deve cominciare a spararti sempre gli stessi. Trovi il ciclo, quindi trovi lo stem, trovi il ciclo, ti precalcoli con un con un simile, non avevo usato proprio un range 3, ma con un simile range 3, in realtà ti basta, ne sono prefisse, quanti ce ne sono pari per ogni range dello stem, quanti ce ne sono pari per ogni cosa del ciclo, e dopo qualunque range tu abbia, questo range puoi sempre scomporlo come un pezzo dello stem, un numero intero di cicli e un ciclo parziale. Ah,
E questa è la soluzione del problema. Bene, bene. Abbiamo fatto vedere con i Floyd. Chiudiamo l'argomento cicli. E passiamo al teatro principale, che sono invece i flussi. E questo andiamo fino a tempo infinito, cioè perché il fatto che ho tante cose da dire qua, devo vedere quante riesco a farne, però mi fermo quando... Grafi, torniamo sui nostri ben amati grafi. Allora, abbiamo un grafo orientato con dei valori sugli archi che chiameremo capacità. E ci sono due nodi speciali, S, la sorgente, e T, il pozzo, source e sink. L'analogia del problema è la seguente, la metafora è la seguente. Immaginate che queste sono, gli archi sono tubature. Ok? Quindi i nodi sono degli snodi e i tubi sono delle tubature. E il valore che c'è sulla tubatura, la capacità, è quanti litri al secondo d'acqua possono passare da quel tubo. Tra quei tre due centrali? Tra i due centrali cos'è? Uno. Ah, è uno. Sì, sembrava. Sembrava che ci fosse tipo un doppio collegamento, scusami. Uno. Poi li ho fatti direzionati adesso, ma in realtà può essere anche che tipo i tubi sono, cioè questi sono tubi direzionati che non ha senso, però i tubi possono essere, cioè si può fare anche con gli altri che vanno anche dietro. Immaginate di stare inserendo nella sorgente infiniti litri d'acqua al secondo, avete una capacità di infiniti litri d'acqua al secondo. La domanda è: quanti ne escono da T? Bisogna trovare. Vogliamo trovare il flusso massimo. Vogliamo trovare il flusso massimo nel grafo. Quindi il problema è chiaro. Sì. In questo caso, se facciamo un attimo a mano, credo che la risposta sia 7. 6. No, forse di più. Non facciamo la mano. Aspetta, sono. È 3 più 1 più 2. No. Cioè dalla sorgente vai da 1. Dopo quello lì vai sotto. Sì. E dopo quello lì vai da pozzo. Sono. Aspetta. Allora, fatemi un attimo contare la mano e poi ci ragioniamo. Cioè poi. Allora sono. Ok. Ok. Sono 6. Il flusso massimo è 6 questo. Perché? Okay. Perché da. Allora, entra l'acqua. Ok? Facciamo finta che quindi. Di qua passano, di qua sta passando 5 litri, di qua sta passando 3 litri. Mm-hmm. Ok? Bene, arriva qua. Beh, questi 3 litri ci passano da qua. Questi 5 litri, 2 non riescono ad andare avanti, però 2 va di qua, 1 va di qua, e di qua c'è ancora abbastanza libero per mandarlo. Quindi ne passano 2 che fanno questo percorso, 1 che fa questo percorso e 3 che fa questo percorso. E quindi il flusso massimo è 6. Ok? E vogliamo calcolare sta roba, vogliamo calcolare il flusso massimo. Perché poi vedremo che in realtà ci sono parecchi, in realtà ne abbiamo pochi noi, però sono parecchi problemi di ottimizzazione combinatoria che si possono modellare come un flusso. Cioè vuol dire che possiamo trasformarli per far diventare un problema di flusso massimo. Ok, allora vediamo due algoritmi, vediamo tre in realtà, però due. Vediamo due algoritmi per trovare il flusso massimo. Partiamo da quello semplice, ma con dei caveat, e poi facciamo l'altro che è sempre semplice, però con meno caveat. Allora, iniziamo con l'algoritmo quello più banale, che è l'algoritmo di Ford-Fulkerson. Come funziona Ford-Fulkerson? Puoi scrivere il nome?
Allora, l'algoritmo di Ford-Fulkerson dice la seguente cosa: finché esiste un qualche percorso, adesso vediamo che vuol dire aumentante, finché esiste un qualche percorso aumentante dalla sorgente alla, al pozzo, sceglilo e fai passare il flusso massimo che riesci da quel percorso e qua vediamo la cosa importante, crea e diminuisci la, la capacità di tutti gli archi da cui passa quel percorso e crea gli archi inversi di peso uguale. Adesso, adesso vediamo cosa, cosa vuol dire questo. Allora, è un why, vediamo poi quali sono le condizioni di fine, ma tendenzialmente cosa vogliamo fare? Noi partiamo dalla sorgente, quello che vogliamo fare è fare una DFS che lanciamo la DFS e vogliamo vedere se questa DFS riesce ad arrivare in fondo, riesce ad arrivare al pozzo, va bene? Aumentante in questo caso voleva semplicemente dire che deve passare da archi che non hanno capacità zero, cioè se su un arco capacità zero non ci possiamo passare, barra niente, gli archi devono avere capacità positiva. Quindi cerchiamo un qualche percorso a caso, ad esempio questo è un percorso valido, ok? Questo qua è un percorso valido. Ora Ford-Fulkerson ci dice: bene, hai trovato un percorso, fai la seguente cosa: prendi la minima capacità in questo percorso, che è 1, e ora fai le seguenti cose: diminuisci, allora intanto ti segni che diciamo che il flusso era 0, adesso è 1, ok? Quindi aumenti del minimo quanto è il flusso che riesci a mandare. Diminuisci la capacità di tutti quanti gli archi da cui sei passato del minimo, quindi 1, quindi ora qua è 6, questo sparisce e questo è 4, e poi terzo passaggio, crea degli archi in direzione inversa del valore che è sottratto, quindi verrà creato questo, verrà creato questo e verrà creato questo. E se l'arco c'è già o somma un valore? No, sono anche se l'arco c'è già si somma, sì. Questi sono archi distinti perché uno va da una parte e uno va dall'altra, però se ci fosse già si somma, sì. Ok? E Ford-Fulkerson ti dice: continua a fare questi tre passaggi finché non esiste più un percorso che vada dalla stessa sorgente alla estinzione. Come lo dobbiamo vedere questo algoritmo? Allora, la prima fase è banale, vedere che stiamo cercando un qualche flusso, insomma, cioè stiamo cercando di mandare un po' di acqua in fondo. Ovviamente, quando abbiamo trovato un percorso, beh, non possiamo mandare più acqua che non il minimo. Non c'è modo. E quindi fino a là è ancora abbastanza intuitivo. Il passaggio che è vagamente meno intuitivo è: per quale diavolo di ragione stiamo mettendo gli archi inversi? In realtà questo, e poi vediamo un esempio di dove capita, in questo grafo volevo farlo ma non è capitato purtroppo, in realtà questo il fatto di mettere gli archi inversi ci apre la seguente possibilità: ma se noi abbiamo scelto un percorso che non era quello ottimo, ci siamo fregati perché là non potrà mai passare niente. Ma se io metto un arco inverso della capacità che ho fatto passare, si può annullare. Io posso annullare le scelte che ho fatto prima, perché se adesso io tipo selezionassi questo, per dire, trovo questo percorso, sì. Ok, cos'è? Il minimo è 1, quindi ci sto facendo passare 1, posso farcelo passare perché è un percorso valido, quindi sommo 1 qua, sottraggo, sì, 3-81, sottraggo questo, quello lo giri, questo sparisce, sottraggo 1 qua e dopo inverto, che in realtà questa inversione non è veramente un'inversione, perché quello che è successo è che in realtà io ho annullato questo flusso, perché praticamente quello che ho fatto io prima, ho fatto passare un flusso così e poi ho fatto passare un flusso così,
Ma quindi qua non sta passando niente in realtà? No. Perché i due flussi si scontrano. Quindi no, non ci deve essere il 2. Certo, perché adesso quello che è successo è che il... qua avevo fatto passare l'unità di flusso, giusto? Quindi ne passava una così e una così. Il fatto che qua si scontrano queste una unità di flusso, e quindi quello che succede è che in realtà ne sta passando ora una così e una così. Perché io ho annullato il fatto che qua passasse qualcosa. Perché se trovo due stream che si scontrano, è equivalente a dire, cioè invece di doverli far incrociare, è equivalente a dire di ok, non faccio passare un cazzo e unisco i due percorsi, cioè faccio il, cioè taglio i due percorsi là e poi inverto che dove vanno avanti. Intanto come un singolo percorso. No, cioè il fatto che questo percorso faceva così, questo faceva così, a questo punto vedo che qua si scontrano, de facto sto tagliando qua il percorso. E poi faccio stitching, prendo la prima metà di questo e la seconda metà di questo, il unisco, e poi prendo la prima metà di questo e la seconda metà di questo e il unisco. E così non si scozzano più nel tubo. E questo è il motivo per cui serve quel lato inverso. Notare che ogni volta che for Fulkerson sceglie un percorso, almeno di uno aumenta il flusso massimo. Perché se no finirebbe esatto, cioè praticamente for Fulkerson ci dice che l'ottimalità la raggiungiamo quando non esistono più percorsi aumentanti, e invece termini tecnici questi archi inversi si chiamano i flussi residui, giusto per un po' di nomenclatura. Ok, e quindi cosa vogliamo fare? Tendenzialmente vogliamo continuare a fare lo step di Ford Fulkerson finché non troviamo più un percorso aumentante. Sì, ma se lo facciamo uno alla volta un po', cioè... Esatto, la più voglia arrivare. La domanda è, che complessità ha questo algoritmo? Troppo. Questo algoritmo ha una complessità che è O grande di M, che è il numero di archi, se ricordate, per F, dove F è la risposta. Quindi, cioè teorizzando che ogni volta si aggiorna di 1 la risposta. Perché sicuramente per forza di cose deve aumentare almeno di 1. Ah, ok, sì. Se magari non... aumenta di 2, magari aumenta di 3, magari aumenta di 20. Vabbè, ma se però almeno di 1 aumenta. Sì. Ogni volta per trovare un percorso ci metto grande di M, che è il costo di fare la DFS. Quindi al massimo ci mette M per F. Il problema è che questo percorso, cioè questo è una merda, l'università. Adesso che ho diminuito il 5 e il 7 in 4 e 6, sì, l'ho tratto come un nuovo percorso o mi segno che quel percorso io l'ho già fatto? No, l'ho tratto, cioè questo è lo snapshot attuale del grafo, non te ne frega niente di quello che hai fatto prima. Cioè adesso se cerco un nuovo percorso aumentante, per esempio potrebbe essere, che ne so, questo qua. Per dire, grosso uno. E niente, lo piglio, faccio la stessa cosa, creo gli archi inversi e avanti così finché non trovo più percorsi. Però fa schifo. Il problema è che se la risposta è 10 alla 18, ciao. Ovviamente non potete. Il fatto è che non è difficile fare un grafo dove ti va costantemente di sfiga. Qua il flusso massimo è palesemente 10 alla 2 per 10 alla 18. 10 alla 19. No. Lo stavo per fare anch'io. Mi sono interrotto proprio perché sto facendo la stessa cazzata. Ok. Qua il flusso massimo è palesemente 2 per 10 alla 18. Qual è il problema? Mettiamo che io come percorso trovo questo. Cosa succede? Che questo arco si inverte. Sì. Vediamo che poi come percorso con questo, l'arco si inverte e quindi posso continuare a fare su e giù,
per 2 per 10 18 volte, perché ogni volta sto aumentando di 1. E quindi, anche se il grafo è piccolo, sì, può capitare che appunto in realtà facciamo una male dei prezzi inutili. Non basta scegliere l'arco più grande che trovo? No, ci sono le olistiche così, non ci sono sempre dei problemi. In realtà, allora, per l'amore di Dio, adesso poi ne vediamo uno, ma ce ne sono fior fior di algoritmi per migliorare. Adesso vediamo uno appunto che migliora questo risultato, che è più semplice. Però la grande scoperta del 2021, cioè un algoritmo che è stato scoperto nel 2021, o 2022 fino al 2021, dove finalmente hanno trovato l'algoritmo, diciamo, ottimo più o meno per questo problema, che ci mette circa n più m. Quanto? N più m. Dove n cos'è? Il numero dei nodi. E perché allora adesso l'algoritmo che vediamo sarà n per n quadro, quindi passeremo da un m per f a un n per m quadro in modo abbastanza semplice. Però in pratica gli algoritmi che si usano di solito sono sull'ordine di n per radice di m, ok, quelli che si usano in pratica, quelli che sono in pratica veloci. L'ottimo fino a non tantissimo tempo fa era n per m, che era un algoritmo in targa, tra l'altro. Invece la grande scoperta del 2021-2022, se non ricordo l'anno esatto, forse un po' prima anche, però insomma recentissima, è che è stato trovato un algoritmo che in realtà è teta tonda, n più m teta tonda alla 1 più epsilon, con epsilon piccolo a piacere. Quindi è quasi lineare, è proprio quasi lineare. Il problema è che in pratica è inimplementabile questo algoritmo, perché è estremamente complicato e in pratica non ha buone performance. Quindi quelli che hanno trovato sostanzialmente non ci faranno i soldi? No, beh no, no. Non fai ricerca per fare i soldi. Anche quello di Tarzan in realtà in pratica non viene usato, quello n per m, perché è cioè sulla carta è veloce, in teoria è veloce, ma in pratica no. Nella pratica si usava di solito push available, non mi ricordo il nome, comunque quelli che sono sull'ordine di n per radice di m. Ok, quindi vediamo come migliorare questo algoritmo. Vi faccio vedere come si migliora, non vi dimostro la complessità perché è stata una delle domande che ho fatto, che mi ha fatto l'esame del corso avanzato di ricerca operativa, quando ho fatto l'esame al magistrale, quando mi ricordo di prestazione, però di lanciata la sapevo. E quindi vediamo come trasformare Ford Fulkerson in Edmond Scarpe. Ok. In realtà c'è un trick stupendo. Finora abbiamo cercato il percorso con una DFS. Edmond Scarpe dice: il percorso c'è proprio con la BFS. Fine. Fine. Questo è il trick di Edmond Scarpe. Il trick di Edmond Scarpe è uguale a Ford Fulkerson. Però invece di cercare il percorso a caso con la DFS, prendiamo il percorso minimo. Cioè minimo non come pesi, cioè minimo intendo il primo che troviamo, perché ricordate che con la BFS il primo che troviamo è quello di distanza minima. Quindi facciamo invece della DFS la BFS e prendiamo il percorso, il primo che troviamo, che quindi è il minimo. E solo questa cosa trasforma la complessità da O di M per F a O di N per M quadro. Quindi adesso siamo tornati a una complessità che non ha più la risposta come complessità. Quindi se il grafo è piccolo, questo ha 4 nodi e 5 archi, anche se questi sono giganormi non ci interessa più. E quindi qua, tra l'altro qua lo vediamo subito che funziona, perché questo percorso non lo prendiamo. Qua cosa facciamo? Tipo prendiamo questo e abbiamo finito, perché poi non esistono più percorsi aumentati con Edmond Scarpe. E fine, cioè questo è... Ma dopo comunque applico lo stesso discorso dei singleton.
uguale, è identico. Edmond Scarpe è identico al Ford Fulkerson, però invece di usare DFS, si usa BFS e prendi il primo percorso che trovi, okay, che quindi è quello di distanza minore. E cioè, però invece con DFS prendevamo il percorso che ha con l'arco di questa minore. No, è lo stesso discorso anche qua. Cioè, una volta che poi hai trovato il percorso con la BFS, devi fare tutte le stesse cose. Trovi l'arco di peso minimo, riduci di okay, tutto, inverti, eccetera, eccetera. Semplicemente cambia la ricerca iniziale. La ricerca iniziale di Ford Fulkerson è una DFS e quindi vuol dire che prenderai un qualche percorso a caso. Sì. Giusto? Cioè, una DFS potrebbe benissimo fare così. Sì. Giusto? O così, insomma. Invece, Edmond Stark dice, non prendere un percorso a caso, prendi il percorso di distanza minore. Distanza non pesata, cioè te ne freghi delle capacità degli altri. Quanti arti attraverso? Solo quanti arco attraverso, solo quanti arco attraverso. Che però in pratica questo vuol dire semplicemente cambiare la DFS con la BFS, perché la BFS già implicitamente ti trova il percorso minimo. E solamente questo cambiamento ti porta ad avere un algoritmo che la complessità non dipende più da F, dipende solo da il numero di nodi e il numero di archi, quindi diventa n al quadro. Ed è dimostrato che nm quadro è meglio di mf. Dipende da f. D'accordo. Infatti vedremo, se ci arrivo, dovrei arrivarci, vedremo casi in cui conviene quello. Se sai che, cioè, per esempio, se sai che f deve essere piccolo, sì, quello può benissimo essere meglio di questo. Se tu per qualche ragione, o perché ti ha detto il problema, o perché il problema ti dice guarda che il flusso massimo è al massimo 100, però i nodi sono 1.000.000, vai sempre sul non ti conviene in maniera vita usare questo, cioè questo qua è cubico in n più o meno, no non è vero, no non è cubico, è quintico in n più o meno, perché m può essere più n quadro, quindi questo nel peggiore, se hai un grafo completo è n alla quinta. Però se per qualche ragione sai che il flusso massimo è 100, questo diventa lineare. In n. Ok. Abbiamo visto questi due. Complichiamo il problema. Complichiamo il problema. E questo è il problema del flusso massimo. No, prima di complicare il problema voglio dire un'altra proprietà del flusso massimo. Guardiamo il primo problema che si risolve con il flusso massimo, quello più banale, ok? Che è il problema del taglio minimo. Quindi abbiamo di nuovo un grafo più o meno nello stesso setting del flusso, ok? Cioè no, praticamente lo stesso. Però questa volta ci vediamo un'altra cosa. Immaginate che io voglio tirare una riga su questo grafo in modo tale da separare S e T, quindi in modo tale che nessun percorso che non passa da questa riga che tiro vada da S a T. L'ho detto in modo abbastanza convoluto, ma voglio per esempio tirare una riga sugli archi da qualche parte in modo tale che non ci siano più percorsi da S a T che passano da quella riga e che la somma delle capacità, cioè dei pesi sugli archi di dove ho girato la riga sia minima. Cioè tipo per dire, se tiro una riga qua è valido perché non ci sono più percorsi che passano da S a T che non passano dalla riga e pago 22. Se tiro una riga qua, per dire, ottengo sempre una roba valida, pago 14. Se invece tirassi una riga qua, questa non è valida perché esistono ancora dei percorsi che vanno da S a T. Quindi voglio trovare quello che abbiamo chiamato il taglio minimo, il min cut.
Ok? Questo problema, e questa è la prima cosa sorprendente, questo problema, sorprendentemente, è lo stesso problema del max flow. Quando, se farete, se mai farete il corso di ricerca operativa, esiste un concetto di ricerca operativa, in particolare quando si parla di programmazione lineare o del genere, esiste un concetto che si chiama dualità. In particolare, ogni problema che si può esprimere come problema di programmazione lineare, che adesso non ci interessa, ma solo per essere formale quello che sto dicendo, ogni problema che si può esprimere in quel modo, per ogni problema che si esprime in quel modo, esiste un problema duale, ovvero un problema che non è altro che una riformulazione del testo, ma dove cioè l'algoritmo che devi applicare è lo stesso identico e il risultato è lo stesso, cioè il flusso massimo in un grafo è esattamente uguale al taglio minimo in un grafo. Questo è il primo esempio che viene fatto vedere quando si parla di dualità. E quindi, se noi calcoliamo il flusso massimo, in questo caso il flusso massimo, se ho disegnato il grafo bene, dovrebbe essere 6. Se cerchiamo il taglio minimo, anche il taglio minimo è 6. Il taglio minimo, se ho disegnato bene il grafo, dovrebbe essere questo. E se voi calcolate qua sopra il flusso massimo è 6. E, add bonus, il taglio minimo si trova sugli archi che non hanno più capacità. Sono quelli che vengono chiamati gli archi saturanti, cioè sono quelli che non ho usato parzialmente ma ho usato in toto, che saranno questi tre, se calcolate con for full, che sono con whatever, sono questi tre, e questo è il taglio minimo. Quali sono gli archi saturanti? Questi tre. Se ho disegnato bene il grafo, ecco, magari. No, sì, sì, è giusto. Cioè, quindi, perché comunque non può passare più di 6 da là. Esatto. E quindi vedete che il taglio minimo. Sono tutti quelli che si sa. Perché il fatto è che, e qua adesso voglio dire la roba giusta, qualunque taglio, per la dualità, però non ci voglio entrare troppo perché voglio dire anche altre cose, non manca tantissimo tempo. Per questa dualità succede che qualunque taglio che trovate, qualunque taglio valido, deve essere sempre maggiore o uguale di qualunque flusso valido. Perché un taglio non è altro che un upper bound a quanto può passare da SAT. Ah beh, è vero. Perché a quel punto possono passare al massimo 6. Se devono passare da quel punto, basta. E quindi qualunque taglio voi troviate deve essere sempre maggiore o uguale di qualunque flusso voi troviate. E il qualunque problema di ottimizzazione combinatoria che si può esprimere come appunto programmazione lineare, l'ottimo si trova sempre quando queste due cose si incontrano, quando il duale e il primale si incontrano. In questo caso il primale è il flusso, il duale è il taglio. Il duale è sempre un upper bound del primale e l'ottimo è quando si incontrano, della soluzione di entrambi. E questo è il motivo per cui adesso faccio un po' una non so chi lo tiene il corso di ricerca operativa di Sarizzi, questo è un po' l'uscill la matematica vabbè, non tiene i segreti liberi della magistrale o quel che lei, insomma, si può, e ricerca operativa, ottimizzazione combinatoria in particolare, sono questi giochi qua. Ci sono tanti problemi di ottimizzazione che si possono esprimere appunto come primale duale. Adesso abbiamo visto algoritmi solo primali, cioè il Ford-Fulkerson, l'Edmonds Cap, sono algoritmi primali perché vanno a gestire vanno a lavorare sul problema primale. Ma ci sono dei problemi per cui ci sono degli algoritmi molto fighi che invece riescono ad approcciare la risposta di entrambi i lati contemporaneamente. Cioè c'è un algoritmo che man mano risolve il primale, un algoritmo che man mano risolve il duale, e quando poi questi due si incontrano sai che hai trovato l'ottimo. C'è un algoritmo molto figo che però non faremo perché non c'è il tempo di farlo, che però poi vi faccio vedere il problema. C'è un algoritmo ungherese che serve per risolvere un certo problema che poi vediamo. Noi vedremo una soluzione molto più scarsa. E l'algoritmo ungherese è un po' di questi belli, questi algoritmi belli, in cui lavorano entrambe le parti. D'altronde,
spoilerino. D'altronde io avevo dato uno dei problemi che vi ho dato, tipo di esercizi, era un problema delle Olimpiadi di informatica italiane a livello nazionale, che si chiama grattacieli. Grattacieli è esattamente dato nella forma duale dei percorsi minimi. Chi di voi ha risolto grattacieli saprà che si risolve con Dijkstra, cioè proprio Dijkstra, no, non modificato, proprio scrivi Dijkstra e funziona. Perché? Perché io, quello era un problema che avevo fatto, ero il rotore. Quel problema era stato fatto in quel modo là. Avevo calcolato qual era il duale nel problema dei percorsi minimi, e il testo chiede quindi il problema duale, che però si risolve esattamente come il problema primale. Ed invece questo concetto di ottimizzazione combinatoria di primario e duale, che può essere sfruttato, noi non ci entriamo tantissimo, però adesso qualcosina la vediamo. Ok, parentesi a parte, abbiamo visto questa roba il flusso massimo. Complichiamo un po' le cose, facciamo un problema leggermente più difficile, leggermente, c'è un problema più difficile. Oltre a metterci le capacità, sugli altri c'è un'altra cosa, che è il costo. Quindi, che ne so, ci metto una barretta per differenziare, che ne so, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4. Perché 7? Perché 7? 7. Ok, quindi ora ho un grafo in cui ho sia la capacità che il costo. Qual è il problema che voglio risolvere? Voglio trovare il flusso massimo di costo minimo, dove il costo è per quanti litri stanno passando al secondo in quel tubo. Quindi se il costo per un certo tubo è 5, stanno passando 2 litri al secondo nel flusso massimo, ci pago 10. Quindi non solo voglio trovare un qualche flusso massimo, voglio trovare il flusso massimo tra tutti quanti le possibili decomposizioni di flussi massimi, tra tutti quali voglio prendere quello che costa meno. Ma non c'è solo un flusso massimo? No. Perché devo fare un esempio? Cioè, uno dei due flussi massimi sarà comunque meno dell'altro. Se no sono uguali. Andiamo, devo fare un esempio. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Tipo, che ne so. Tipo qua. Qua ci sono due, cioè in realtà ce ne sono tre addirittura di possibili flussi massimi. Posso o mandare due così, o mandare due così, oppure mandare due e poi splittarle in due, uno e uno. Quindi in questo caso ci sono tre modi di fare il flusso massimo. Però hanno costi diversi. Quello che costa meno è questo. Ok? Quindi voglio trovare tutti i flussi massimi, quello che costa meno mandare. Possono essere costi di manutenzione, costi di quello che volete. Come si risolve questo problema? Non facilmente. Allora, ci accontenteremo di un algoritmo che di nuovo dipenderà dal dalla soluzione, sempre dal flusso in realtà, dipenderà sempre dal flusso e basta, però non dai valori del costo. Quindi sempre utilizzabile, se tipo sapete che il flusso massimo è piccolo, magari questi sono grossi, però se il flusso massimo è piccolo ce va bene. Esistono algoritmi migliori, tra l'altro quell'algoritmo nel 2021 che ha trovato è veramente importante, perché non solo ti trova il flusso massimo con quella complessità, trova il flusso massimo a costo minimo con quella complessità. E comunque in generale, insomma, è molto florida la letteratura degli algoritmi per trovare il costo minimo, perché non è facile. Io vi faccio vedere una lieve modifica di Fort Fulkerson per trovare il flusso massimo e direttamente che sia già il costo minimo. Dimmi. Ma in questo caso non basta, cioè dipende anche da cosa do priorità, cioè se do priorità al costo o... No, tra tutti i flussi massimi
voglio trovare quello di costo minimo. Cioè prima a priorità trovo prima i percorsi massimi e poi tra quelli non prima flusso massimo. Cioè vuoi massimizzare il flusso massimo. Sì, ho trovato male. E poi fra tutti quelli che hanno quel flusso massimo, tra tutte le possibili composizioni che hanno quel flusso che è il massimo fra tutti, voglio quello che costa meno. A poi intanto quello del massimo. Esatto. Ok, la modifica è anche questa banalissima di Ford Fulkerson. Quindi Ford Fulkerson usa la DFS. Sì. Edmund Karp usa la BFS. Ford Fulkerson modificato per trovare il costo minimo usa Dijkstra. Usa Dijkstra su cosa? Su costi? Il fatto è che se voi ogni volta trovate il percorso che costa meno, ok, in realtà state costruendo ogni step, costruite il flusso di quella cardinalità che state costruendo e siete sicuri che è sempre quello che costa meno fra tutti quanti quelli che costano quella cardinalità. Cioè quando adesso, che ne so, sparo una casa, trovate, che ne so, questo percorso, mettiamo che il minimo, sapete che, adesso calcolate il minimo capacità, mettiamo che sia 1, siete sicuri che tra tutti quelli di, tra tutti i flussi che mandano 1, quello è quello che costa meno. E quindi mantenendo sempre questa proprietà, quando arrivate in fondo, sapete che fra tutti i flussi massimi, quello che avete trovato è quello che costa meno. Qual è il problema? La condizione di sta roba, però, se Paul Fulkerson era M per F, questo cosa sarà? M alla sua. No. M per F. C'è la probabilità di Dijkstra. Se fate Dijkstra, con uno heap che supporta il degree key, ovviamente diventano più m log n f, ma n log n f, se vi ricordate. Però l'f non ce lo leviamo. E però non vi dico più di questo perché diventa veramente complicato fare altra roba, e questo in gara è good enough. Cioè se vi capita di dover calcolare un flusso massimo di costo minimo in gara, Fulkerson con Dijkstra, tranquillissimo. Bene, allora abbiamo visto tutte queste cose qua. Ci stanno chiamando al telefono. Sì, chiamata. Ignorate. E che mi sono dimenticato. Tutto tu o ignora. No, ignora, che semplicemente mi sono dimenticato di mettere il non disturbare, ma voi ignorate tutto quello che succederà. Ok. Vediamo adesso, quindi vi ho promesso che ci sono dei problemi vagamente utili qui che si possono mappare così, vediamo quali sono questi problemi vagamente utili. Ne vediamo almeno uno, voglio vederne. Anche questo mi è capitato in gara. Nella lezione più difficile, me l'ha capito in gara il primo anno che ho partecipato allo SWERC. Il problema è che all'epoca non conoscevo questa cosa e quindi non ho risolto. Vabbè. Allora, problema max matching. Abbiamo un grafo bipartito. Vi ricordate che un grafo bipartito è un grafo in cui possiamo separare i nodi in due categorie in modo tale che intra categorie non ci sono archi. Quindi esempio classico, che per oggi ci va bene con questa metafora, che vabbè, è l'esempio di abbiamo dei maschi e abbiamo delle femmine e dobbiamo cercare di creare di accoppiare in qualche modo, dove magari gli archi ci rappresentano persone che si piacciono, e per qualche motivo queste cose sono sempre reciproche nella metafora che abbiamo. Quindi abbiamo, non so, quattro persone di qua, quattro persone di là. È importante, perché stiamo parlando su creativi partiti, che quindi sono due categorie, quindi facciamo maschi e femmine per dire, e abbiamo degli archi che ci dicono
quali sono le coppie che si piacciono. Quello che vogliamo fare è che vogliamo cercare di formare il numero massimo di coppie tale che ogni coppia si piace e ovviamente nessuna persona può stare in due coppie. Ok? Vogliamo risolvere questo problema. Questo è il problema del max matching bipartito. Tipo qua probabilmente riusciamo a farli sì, tutti. Sì. Sì, dovremmo riuscire a fare un matching perfetto. Si chiama matching perfetto quando le copi tutti. Come si risolve? Con i flussi. Lo risolviamo con i flussi. Come facciamo? Facciamo la seguente cosa. Creiamo un nodo a sinistra di tutti quanti e un nodo a destra di tutti quanti. Saranno la nostra S e la nostra T. Dopodiché, creiamo archi dalla sorgente a tutti quanti i nodi a sinistra di capacità 1. Creiamo archi da tutti i nodi a destra alla destinazione, al pozzo, sempre di capacità 1. E poi tutti gli archi che sono in mezzo li consideriamo tutti di capacità 1. Facciamo che non scrivo la capacità perché sennò devo mettere una area di 1 inutili e tanto comunque sono tutti di capacità 1. Quindi è chiaro. Cos'è? E questi sono tutti quanti archi orientati verso destra. Cioè tutti questi archi li vediamo come orientati verso destra. Ok, il claim, cioè la cosa, è che vediamo che il max matching è uguale al flusso massimo su questo grafo. Che è uguale al taglio minimo, cioè nel senso sempre lì. Ok, come facciamo? Beh, facciamo il flusso massimo. Cosa succederà? Tipo, mettiamo che faccio un flusso, che ne so, che fa così. Quello che succede è che quindi faccio il flusso, aumento di 1 e si inverte. E si invertono, quindi zazà, zazà e zazà. Mettiamo di prenderne uno scomodo, tipo, allora lui deve per forza andare con lui, perché sennò sì. Lui deve andare per forza con lui perché sennò lui non si accoppia. Ma perché non hai collegato anche a quelli a destra? Cioè, noi poi come facciamo a sapere quali sono a sinistra e quali sono a destra? Quella è una scelta che fate voi arbitrariamente all'inizio. Cioè, potevo anche invertirli, non è che cambiava qualcosa. Cioè, voi avete un grafo di partito, che quindi ha due categorie di nodi. Okay. Ne scegli una a caso, la metti a sinistra e la metti a destra. No, lui non pensavo che dicesse qual è la categoria da mettere a destra e qual è la categoria da mettere a destra. Lui diceva che facciamo sapere con modo a partire da certe categorie. Ci invento. Beh, voi l'input avete un grafo di partito. Okay. Cioè, questo è il problema del max matching di partito. Quindi implica che la partita con un grafo di partito. Ok. Okay. Quindi dicevo, questo nodo palesemente deve andare con lui. Rompiamogli le palle, facciamo che ora troviamo. Quindi intanto stiamo risolvendo sta roba per ora con Ford Fulkerson, va bene? Quindi mettiamo che troviamo questo percorso. Quindi è un percorso valido. Quindi questo fa così e questo fa così. Ma il cammino minimo non è sempre lo stesso, cioè è sempre. Non c'è un cammino più lungo in questo caso. Infatti stiamo usando Ford Fulkerson, no? Ok, sì, ma sì, non è inutile usare con scarpe perché l'altro è diverso tutti quanti lì. E ok, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Tipo questo qua è valido. Sì. Quindi si invertono questi qua. Zazà, zazà e zazà. L'ultimo che ci rimane è qua, che qua possiamo andare. No, qua non può più arrivare. Allora, di qua non possiamo andare. Di qua possiamo andare. Perché di qua possiamo fare Zac, 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 Zac. Questo è quello che dicevo prima. Quello quando i flussi si incrociano, si possono togliere quel giro. Esatto. Quindi facciamolo. Quindi Zazà. Quindi questo va invertito. Quello va invertito. Questo va invertito. Beh, sì. Questo va invertito e questo torna qua
questo va invertito e questo va invertito. E adesso non ci sono più percorsi aumentanti. Però è 4. Il flusso massimo è 4, quindi abbiamo trovato un matching perfetto. Quali sono gli archi del matching? Quelli che vanno a sinistra. Quelli che vanno verso sinistra. Adesso. Quindi abbiamo trovato il matching e gli archi del matching sono quelli che vanno a sinistra. Qual è la complessità di questo algoritmo? Ricordate che abbiamo usato for Fulkerson, quindi for Fulkerson è E come numero uno dobbiamo considerare quelli del grafo ordinario o quelli. Facciamo che questi sono n nodi. Cioè, metà ne aggiungi due, quindi nel senso comunque sono n nodi. La stessa cosa vale per gli archi. Certo, sì, sì. Anche gli archi mi hai aggiunto un numero proporzionale ai nodi, quindi. Quindi abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto una semplice run di for Fulkerson che normalmente costa m per f, ma non possiamo dire qualcosa su f in questo caso? Beh, è ovviamente limitato. A quanto? Alla metà dei nodi. Facciamo che sono due nodi questi qua. Quindi è n. Quindi, for Fulkerson, per trovare il matching bipartito, il massimo matching bipartito, non ci mette tanto, cioè tanto, dipende quanto è tanto, ma ci mette n per m. Quindi ci sono dei casi dove for Fulkerson è meglio di Edmond Scarp per casi specifici. In questo caso potete trovare il max matching del bipartito e l'n'. Ok, e adesso possiamo andare in due direzioni di due problemi più complicati. No, uno è diverso in realtà, e l'altro è più complicato. Partiamo da quello più complicato, che in realtà me la sbrigo in fretta. No. Facciamo prima il... perché non me la spiego in fretta. Facciamo prima l'altro problema. Ok. Il prossimo problema che vi voglio introdurre è il seguente. Ecco qua. È il problema della... min vertex cover. Sempre i grafi bipartiti. E siamo sempre sui grafi bipartiti. Min vertex cover bipartita. Perché in realtà questi problemi si possono definire anche sui grafi generali, però non vogliamo vedere le versioni sui grafi generali. Anzi, poi faccio anche una nota su questo. Ma parliamo di grafi bipartiti. Adesso volevo un attimo replicare il grafo che ho ad esempio qua, che così poi ottengo gli stessi risultati. Datemi un istantino. Questo è collegato a tutti. E poi ci abbiamo lui che è collegato a lui e lui. Questo è collegato a tutti, questo è collegato solo a lui. E quindi gli altri per forza di cose devono essere giusti, perché se faccio il lato sinistro giusto deve essere giusto anche a destra, perché non ci possono essere archi. In teoria. Ok. Mi hai fatto uno doppio. Quello dal ok. Min vertex cover, noi lo risolviamo su grafi bipartiti, ma il problema è lo stesso anche in grafi generali. Vogliamo prendere il numero minimo di nodi tali che ogni arco poggia su almeno uno dei nodi che abbiamo preso. Quindi vogliamo prendere un insieme di nodi che sia il più piccolo possibile e vogliamo che gli archi, che tutti gli archi del grafo poggino, ogni arco poggia almeno da un lato su uno di questi nodi che abbiamo preso. Ok? Chiaro? Come facciamo? Allora, questo problema
su grafi generali è uno dei famosi problemi NP completi. Sui grafi generali non lo sappiamo risolvere in meno di esponenziale. E anzi, risolvere meno di esponenziale, risolvere un polinomiale implica che più ora NP e tutte quelle cose belle là. Ma sui grafi invertiti sappiamo risolverlo, sappiamo risolverlo anche velocemente. Sarà sempre meno che N. Perché? Perché in realtà c'è un modo di trasformare la soluzione del max matching in una soluzione per il vertex cover, per il vertex cover. Puoi ripetere un attimo cosa bisogna trovare? Allora, vogliamo trovare il vogliamo prendere un insieme di nodi, okay, che sia il più piccolo possibile, tale che tutti gli archi poggiano su uno di questi nodi che ho preso. Cioè poggiano, vuol dire che almeno uno dei due estremi è uno di questi nodi. Ok? Tutti gli archi poggiano su. Allora, ripeto, bisognano. Grazie. Allora, problema min vertex cover. Abbiamo un grafo, nel nostro caso è bipartito, il problema può essere definito anche per i grafi generali, ma non ci interessa perché ne è più completo sui grafi generali. Grafo bipartito, abbiamo un grafo bipartito, prendo un grafo bipartito, quindi abbiamo un grafo bipartito. Vogliamo prendere un insieme di nodi che sia il più piccolo possibile, vogliamo prendere il minor numero di nodi, tale che tutti gli archi del grafo poggiano su almeno uno di questi nodi che abbiamo preso. Quindi vuol dire che per ogni arco, almeno uno dei due estremi dell'arco deve essere nel set di nodi che abbiamo preso. Ripeto una... C'è entrambi, no? No, per ogni arco, tipo se prendo, che ne so, questo nodo e questo nodo, quello che dovrebbe succedere è che tutti gli archi, almeno uno dei due estremi, è uno di questi nodi. Almeno uno. Almeno uno. In questo caso è parzialmente falso, perché tipo questo arco non poggia su uno. Ok? Ovviamente se li prendo tutti è un vertex cover, perché se prendo tutti quanti i nodi, palesemente tutti gli archi poggiano almeno da una delle parti su uno di questi nodi, però voglio trovare il min vertex cover. Bene, come faccio? Come stavo dicendo, possiamo sfruttare la soluzione del max matching per risolvere questo problema. Se ho copiato bene il grafo, qua non esiste un perfect max matching. Non esiste un perfect matching. Non dovrebbe esistere un matching da 4. Se ho copiato bene il grafo, però dovrebbe averlo fatto. E se, non si può. E se ho copiato bene il grafo, un max matching possibile dovrebbe essere questo qua. Questo. Se posso cambiare le squadre delle sue. Sì. No, in realtà ho rifiutato un team che me l'ha chiesto, quindi no. Perché ho già fatto in precedente. Bello. Noi facciamo le preferenze. No. Se uno del gruppo muore. Se non avete messo la riserva, siete fottuti. E di, non pensare al suicidio. No, tranquillo. Ok. Quindi, se avevo fatto bene le cose 4 anni fa ormai, 2019 per i 4, questo dovrebbe essere un max matching. Da 3. Ok, quindi adesso dobbiamo trovare il vertex cover. Come facciamo? No, che voglio assicurarmi di fare le cose bene, insomma. Cioè, voglio assicurarmi di dare la cosa giusta. Allora, vogliamo fare una DFS. Vogliamo fare una visita. In realtà non ci deve essere una DFS, ma sarebbe anche se una BFS. Vogliamo semplicemente fare una visita. Da dove parte questa visita? Questa visita parte da tutti quanti i nodi non matchati a sinistra. Ok? Quindi partiamo da tutti quanti i nodi non matchati a sinistra. Ovviamente se c'è più di un nodo non matchato a sinistra faremo una DFS da una, poi dall'altra, poi dall'altra, tanto, cioè, vogliamo fare delle visite, insomma. O se no possiamo fare una BFS dove mettiamo nella coda all'inizio tutti quanti i nodi non matchati a sinistra. E dopodiché vogliamo fare una normalissima visita dove però ci possiamo spostare da sinistra verso destra solo tramite archi non matchati. E ci possiamo, che quindi non sono nel matching, e ci possiamo spostare da destra verso sinistra solo con archi matchati. Quindi partiamo da qua. Ci possiamo spostare a destra solo tramite archi non matchati.
Quindi dove visitiamo? Visiteremo questo nodo e visiteremo questo nodo. A questo punto ci possiamo spostare a sinistra solo con archi matchati. Quindi visiteremo questo nodo e quello sotto. E visiteremo questo nodo. Basta, finito. E finito. Ok. A questo punto io vi dico che il min vertex cover sarà dato da tutti i nodi visitati a destra e tutti i nodi non visitati a sinistra. E quindi se con le slide aumentano, ce le ho fatte io 4 anni fa, però non dovrebbero mentire, se le slide aumentano con solo questi tre nodi io copro tutti gli archi. Vediamo, tipo... Perché hai fatto alcuni archi più grossi, sarebbero più limitati? Perché sono limitati. Perché hai fatto anche... Ah no, perché sei partito da... Cioè, per non capisco lei, se su quello sul primo nodo di lato sinistro. Eh no, perché l'ho visitato. Beh, l'ho visitato, però non ci sei partito da lì. No, no, sono partito da qui. Cancella gli archi che sono limitati. Eh? Cancella gli archi, giusto per vederci. Boh, cioè, allora... Sì. Tutti quelli da qua ci sono. Qua tutti perché è lui, qua c'è e c'è, qua c'è, quindi sono tutti. Tutti gli archi sono coperti. E tra l'altro, altra cosa, il turns out che il min vertex cover è sempre uguale al max matching. Il max matching era 3, il min vertex cover non era 3. Perché di nuovo sono uguali. Quindi non possiamo fare questa roba? Credo. Credo che sia uguale. Quindi questa cosa di partire dai nodi non matchati. Questo serve. No, se ti serve solo la cardinalità, non serve a niente. Ok. Se proprio serve sapere quali sono, giusto, così li trovi. Perché non sono. Non c'entrano con gli archi direttamente. Sì, sì, sì. Non è banale, cioè non. Appunto il calcio è questo. E niente, e questo è il min vertex cover, è un altro problema che si può risolvere con questo, con tutta la roba dei flussi. Ce ne sono tanti altri, però appunto non li vediamo perché non ci stiamo dietro. Ci stiamo dietro adesso a fare 4 minuti devo finire. Finisco col parlare di una variante di un problema senza la soluzione, perché la soluzione è lunga, che è il min cost max matching sul grafo di partito. Quindi abbiamo un grafo di partito, stanno venendo un po' come stanno venendo i nodi, ormai cominciano ad essere delle righe, non dei cerchi. Ce ne vanno solo. abbiamo un grafo di partito dove abbiamo dei pesi sugli archi, quindi tipo non so che numero sia, diciamo 2, tipo 2, 1, 4, 3, 1, 3, 2, 1. E quello che dobbiamo fare è trovare, quindi come prima dicevamo, il min cost max flow, noi vogliamo trovare il min cost max matching, quindi fra tutti quanti i matching di cardinalità massima, sì, voglio trovare quello che costa meno. Dove qua costa meno proprio la somma degli archi che ho preso nel matching. Yes. Ok. E voi mi direte, non si può fare nello stesso modo di prima, ma usando Dijkstra con Rolf Fulkerson. No. SNI. Se i pesi, io vi ricordo una cosa, Dijkstra funziona, vi ricordate, se non ci sono cicli negativi. Qua nessuno mi vieta che quest'arco non possa pesare meno 4. O questo meno 3. E quindi SNI. Perché Dijkstra funziona per trovare il min cost max flow. Solo se non ci sono cicli. Solo se non ci sono cicli negativi. Quindi sì, si può risolvere con lo stesso modo di prima, se non ci sono cicli negativi.
Quindi di solito se non ci sono archi negativi. La stessa cosa vale anche per il min cost max flow, se i costi sono negativi, sì, Dungeon non funziona. Ovviamente, esattamente come per l'altro, esistono algoritmi che fanno sta roba, tipo per il min cost max flow, uno dei modi è fare cycle cancellation, cycle removal. Di qua, però raro che capiti, raro che serva, invece di qua capita che va risolto questo problema con pesi negativi anche, e in tal caso si può usare l'algoritmo ungherese, che lo lascio come appunto, come appunto per guardarvi. L'algoritmo ungherese è un algoritmo che ci mette n cubo. N cubo? N cubo. Beh, n cubo non è particolarmente peggio di n per m, perché m può essere più n quadro, quindi non è particolarmente peggio dell'algoritmo per trovare il max matching non pesato. Il min cost max matching si può trovare in tempo n cubo con l'algoritmo ungherese. L'algoritmo ungherese è appunto questo algoritmo che vi raccontavo, che invece di essere uno solo primale o solo duale porta avanti entrambe le cose e capisce quando terminare, proprio quando il risultato primario e il risultato duale si toccano, e a quel punto sai che hai l'ottimo. E sì, tra l'altro questo mi ha appena fatto ricordare che effettivamente avevo detto bene, il problema duale del max matching è il min vertex cover, sono uno e duale dell'altro, perché giustamente il matching vuoto è valido e ha credenza zero, il vertex cover massimo è valido a credenza e quindi c'è n, e ci sarà qualche argomento sicuramente per far vedere che un vertex cover è sempre maggiore uguale di qualunque matching, ed esiste pure una dualità dei risultati, cioè il fatto che potete trovare sempre un algoritmo che passa da una soluzione di uno a una soluzione dell'altro. E in particolare l'algoritmo che vi ho spiegato prima, quello per passare dal max matching al min vertex cover, non è che passa dal max matching al min vertex cover, passa da un matching a un vertex cover. Il fatto che se è ottimo, allora ti passa dal max al min, se non è ottimo te ne troverà una cardinalità maggiore, e quindi c'è sempre questa dualità. E il problema del min cost max matching, l'algoritmo ungherese sfrutta questa dualità per trovare la soluzione, però è lasciato per compiti a casa. Dimmi. Ma in questo caso, visto che ho sempre un numero preciso di coppie massime, sì. Io dovrò fare, non posso semplicemente sommare tutti i pesi, il peso per rendere zero il peso più negativo, diciamo, così da mandare tutti i pesi positivi, e dopo posso lanciare dice per anche i pesi positivi, e dopo sul risultato metto meno quello che ho aggiunto. Prima ho esitato un attimino perché non sono sicuro al 100%, vi dirò la verità, non sono sicuro al 100% che si possa fare in questo, cioè che, allora, sono sicuro al 100% che il max flow si può usare per risolvere il max matching, non sono sicuro al 100%, controllate, che il min cost max flow si possa usare per il min cost max matching, cioè non sono sicuro che la risposta sia la stessa, questo non sono sicuro al 100%, dovrei mettermi, cioè come si dimostra sta roba, come io la dimostro che mi metto a fare il modello di programmazione lineare e poi controllo che matchano i modelli di programmazione lineare, magari matchano, magari c'è qualche motivo che non mi sta venendo in mente per cui quella roba non si può fare, però non voglio dire certezze perché non ne ho neanche io, quindi controllate. Bene, comunque, però il fatto che, questa è una speculazione mia, il fatto che di solito per risolvere questo qua si debba usare, cioè da conoscenza comune, diciamo da common knowledge di come questi programmi per fare il min cost max matching devi sapere l'ungherese, mi induce a pensare che non si possa fare in quel modo che dicevi te, per qualche motivo, però non ne sono sicuro. Ok, con questo concludo la lezione di flussi e miscellanea. Ci sono domande? Ok, per oggi abbiamo finito.